Dai ragazzi, si accomodi alla cassa e Cortex Vortex, reliquia. Allora, ho perso il conto delle volte che qui sto provando a fare l'episodio, ma continuo a morire in ogni punto, in ogni modo, e quando credo di avercela fatta, ecco che rifallisco sempre in un altro punto. Allora, innanzitutto c'è da dire che se riesco a tenermi da qua, il gioco mi fa fallire cadendo di sotto con questo cazzo di gameplay scivoloso. Se invece non riesco a cadere di sotto, il gioco trova i pretesti più assurdi per levarmi gli Aku Aku. Come magari farmi danneggiare da un robottino che era al lato opposto del livello, in una fase 2D io cerco di saltarlo, niente, mi fa morire anche se praticamente non era sullo stesso piano di Crash, ma tanto è così. Mamma mia. No, le reliquie dell'ira di Cortex sono decisamente più stressanti delle reliquie di Warped. Certo, Warped magari ha la reliquia di Area 51 che è qualcosa di assurdo già la Zaffiro, però qui veramente è assurdo tutto. Cioè, già per le Zaffiro se ne esce con dei tempi, beh, assurdi. Allora, queste ora sono capovolte. Cioè, ho già provato un paio di volte a passare con le piattaforme quando erano così saltandoci sopra, ma che voi ci crediate o no, quando sono così poi e provo a passarci ci restano per più del necessario, cioè per più di quanto dovrebbero fare. Vai. Due Aku Aku, tanto ora me li farà togliere con le nitro o qualunque altra cosa non abbia un senso. Allora, cioè, guardate, proprio passo quando il robottino sta andando dalla tastiera all'altra. No, veramente, proprio tanto ve l'ho già spiegato che l'orologio, qualunque tempo io scelga di prenderlo, l'orologio c'è. Cioè io arrivo sempre col tempismo più sbagliato, che aspetti un tempo pari o aspetti un tempo dispari. Allora adesso abbiamo l'invincibilità. Vai. Sì, Crash sta indossando Aku Aku, ma sta indossando Aku Aku, ma gli passava attraverso il viso. Dai, su. Allora abbiamo ancora due Aku Aku. Forza. Guarda te, oh. No! Credevo fosse finito l'inseguimento, invece non lo era! Madonna. Questo inseguimento è sempre più lungo di quel che mi ricordi, Madonna. No, le casse col tempo! Coglione rimbambito, è proprio un coglione rimbambito, eh. Coglione rimbambito. Sempre per passare alla svelta, ma poi mi fregano sempre queste maledette piattaforme. E qui è buio da impazzire, non capisco bene quando passare, dove passare, se è sicuro saltare subito. O devo aspettare la signora piattaforma che si rimetta per bene, ad aspettarla, mangio che venga. Oh, ce l'abbiamo fatta, reliquia di voto cosmico presa. Ed è pure d'oro, grandioso. L'abbiamo presa pure d'oro, cos fatto. Grande, grande, grande. Una reliquia d'oro in un livello tosto, Ale. Che bella conquista, ragazzi, che bella conquista. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Sì, ho gridato no a quel punto perché è sempre lì che mi fregavo. Facevo per passare alla svelta e robobomba. E tenermi da qua come poi cadevo di sotto. No, per 9 secondi non era di platino, vabbè. Cortex Vortex, su. Abbiamo già un Aku Aku. Mamma mia, però Cortex Vortex, ecco, la reliquia è difficile perché il punto iniziale è con la visuale davanti a Crash. Mamma mia. Che se facciamo questo, ragazzi, dal prossimo episodio, dai cazzo, che possiamo andare alla Warp Room segreta, ripulire quei livelli e finire sta cazzo di guida, guarda. Allora. Vaffanculo però, ecco, me la doveva levare subito perché sì, cioè, anche se io scivolo, non va bene, capito? Non va bene che io comunque provi a evitare le cose uscendo alla svelta, no, devo sempre aspettare e fare le cose calme come un coglione rimbambito. Merda, ecco, ti pareva che arrivassimo. Vai, questi li passiamo così. Li passiamo così, dai. Vai che la parte più merda è fatta. Certo, queste piattaforme qui che fanno
cadere Crash con suo gameplay scivoloso. Allora. Dai, su. Dai, prendi la cassa, scemo! Perché adesso? Perché? Non ho capito! Ero corso da... è andato contro le nitro comunque. Qui c'è una cassa vita, ma cosa me ne frega delle vite? Sarebbe più utile una Kuaku. Ah, nessuna cassa tempo, va bene. Ora, quella seconda piattaforma, guardate, non la tocco neanche perché... sappiamo già come è andata a finire ogni volta che provo a saltare su tutte e tre le piattaforme. Allora, qui... vai, ora scoppio ritardato. Ti prendi a quattro, perfetto, dai, Crash, vai. Ah, ecco. Ok, adesso finisce. Merdoso? Non me la fai merdoso, eh? Ecco che finisco comunque, vai! Cortex Vortex presa! Di zaffiro, ma vabbè. Cos fatto. Grande. Grande, grande, ragazzi, grande! Io credevo di non riuscirci proprio. Ma ce l'abbiamo fatta. Reliquia di Si Accomodi alla Cassa e Reliquia di Cortex Vortex. Ale, e siamo a... 6 minuti, vogliamo provare un attimo e via a cavallo il primo livello segreto? Catroia, per un secondo non era d'oro pure qui, vabbè. Allora ragazzi, comunque, vedete la piattaforma al centro? Ora finalmente ci andiamo. Warproom segreta. Vai, ecco qui la sesta e ultima Warproom. Non capisco bene dove siamo, ma questi sono gli ultimi 5 livelli. E via a cavallo. Città fantasma, base attica Bandicoot, bullying solare, forza della natura. Non sono numerati, ma andiamo con e via a cavallo. E via a cavallo è un livello medievale al buio e con Coco. Peggio di così non si poteva chiedere. Allora, beh, morire un sacco di volte non so neanche perché ho voluto fare una cosa simile, ma andiamo. Ecco, qui c'è, sembrava tutto normale, in realtà, ecco, calare il buio più assoluto. Ah, la lucciola bisogna proprio inseguirla, eh. No, ah, no, è la lucciola che segue me, ok. Va bene, qui non ho lasciato niente, no, scusate, ma da quando c'è stata quella cassa... ma salti, deficiente! Ancora! Sta cosa che non salta non mi dà di un imbestialire, guardate! Cioè mi fa di un imbestialire. Allora, non c'era altre case, vabbè, qua qua anche se l'abbiamo persa non importa, qui ce n'è una subito. Qui non c'è niente. 112 case. Non è molto per The Wrath of Cortex, andiamo. Ovviamente essendo livelli segreti. Essendo livelli segreti non hanno. Non hanno cristalli ma solo gemme. Allora, qui c'è il primo checkpoint, bene. Vai. Allora, qua. Una cassa vita, vai che mi sarà utile. Ah no, aspetta, abbiamo perso solo una gemma, una vita in tutto questo casino, va bene. Vai, vai. Di qua, così, aspetta che qui c'è un'altra cassa, vai. Questo mi ricorda The Lost City Sunset Vista, madonna. I muri che si alternano con ordini, con, sì, con sequenze alla Capsum proprio. Vai. Perché sto correndo se non avrei bisogno di correre, bro? Allora, qui non c'è niente. Qui non c'è niente. Vai, Coco, anche se mi sembra aver lasciato anche fin troppe cose, non ne sono sicuro. Ah, giusto, corro per oltrepassare meglio... No! Stupida! Ma stupida che non sei altro! Ma sei proprio stupida! Madonna! Aspetta, se io provo a... vediamo un po'. Sì, bene, però non prendo né la Kuaku né la vita così facendo. Allora, qui bisogna uscire alla svelta, poi vai. 9 minuti, merda. Credo, no, non ho letto bene. Sì, però qui come si fa? Sta cogliona di Coco neanche si può abbassare, dico io. Non può fare neanche questo perché può fare la figa con sto... Oh,
Oddio, c'è una cassa lassù. Come la prendo quella cassa lassù? No, Coco veramente è... Madonna, da utilizzare... Cazzo, veramente, non può abbassarsi, non può usare il doppio salto, non può usare il tornado mortale, non può fare una minchia. Ok, almeno la qua prendiamola, perché qui... Cioè, questo macchinario io non saprei come evitarlo senza la tua... Cioè, bisognerebbe aspettare il tempo giusto, sì. Ma il tempo giusto è una cosa impossibile. Oh, oddio, no, perché? Basta con questa mania dell'unica cassa di metallo su cui rimbalzare e della stupida santa di precisione, ma veramente, ma non ti stanchi di ripetere sempre i soliti ostacoli? Ma inventati qualcos'altro. Madonna, davvero? Oh. E non si inventa mai nient'altro, sono sempre lì dentro con le casse olografiche e, i salti di precisione, ma... Cos'altro? Inventatelo, stupido. Madonna, che guarda, oh. Ma cazzo, ma cosa? E ci ho saltato più lontano di prima, ma quanto vuoi che salti lontano per prendere quella cassa? Ma scusa! No, ragazzi, io veramente, guarda... mi ha dato anche la pop per quante volte sono morto. Ma scusa tanto, veramente, però, scusami tanto davvero! Ma cioè, sono solo io che faccio dei saltoni, continuo a cadere come un deficiente! Dai però, eh! Dai però! Vai, invincibilità, su! Ora ci sarà qualche burrone, ci scommetto proprio. Cioè, l'invincibilità quando è che me la devo andare? Quando c'è sta scalata a chiocciola che... vaffanculo, finisce quando mi lancio su una nitro. Sì. Così deve essere. Guarda, meno male avevo appena preso un checkpoint. Qui ora se ero morto stavo davvero sui nervi. Forza. Oh, qui c'è un'altra Kuaku, bene. Le casse Kuaku qui non mancano, Speriamo sia così. Anche per la prova a tempo, sì, ovviamente. Ah, guardate, lì c'è delle nitro, che però... L'insetto non mi fa luce, vabbè, saranno solo nitro. Credo, non lo so. Lo scopriremo quando colpiremo l'interruttore. Dio, no, non ci posso credere. Ma te guarda cosa sono andati a pescarsi. Ok, cosa però? Cosa solidifica però? Lucciola, però, ti dispiace venire un attimo qui? Scusa tanto, brutta stronza, ma veramente? Cioè, ma dico io? Ma vuoi venire un attimo dove... Cioè, ma non fa luce per un cazzo, non viene dove dico io. Oh! Però, minchia davvero. Ma nulla proprio. Non aiuta questa lucciola, se ne sta dove vuole lei. Madonna. Mi faccio io a capire le cose. Ah, ecco. La cassa risolidifica delle nitro e delle TNT. Ora ho capito. Ora ho capito. Però uno... Un povero Cristo, come dovrebbe fare se la luce non gli va a far luce? Ma scusa! Vabbè, riproviamoci per l'ultima volta. Scusa però, ma... Queste non sono trovate che aumentano senso di fida, queste sono solo trovate sadiche da bastardi! Che non aiutano un cazzo, ma veramente! Non è di... Questo non è senso di fida, queste sono solo sadiche bastardate! Madonna! Poi uno qui, ma come dovrebbe fare un povero Cristo a capire? Allora, qui, vediamo un po'. 111 su 112, ti pareva che succedesse un'altra volta? Madonna, ma oh, ma deve sempre, ma ancora, guarda, io lo dicevo per scherzare, ma non spero, non credevo mi perseguitasse ancora sta cosa, Vabbè ragazzi, noi facciamo conto di aver preso la gemma perché tanto... Tanto qui lo so com'è. Tanto... sicuro tanto è il bug del cazzo! Perché non è possibile veramente! Mi sono andata a infilare in ogni anfratto e niente! Poi qui dovrebbe esserci una gemma segreta, ma dove, scusa? No vabbè ragazzi, ci rivediamo alla prossima!